Eccoci. Allora, intanto grazie a tutte voi e a Stefano per averci permesso di presentare questo ultimo lavoro che Stefano Gallieni ha fatto in collaborazione con Left, una pubblicazione dedicata, diciamo, a uno spazio forse poco vissuto da noi italiani e che ci fa piacere di poter ospitare e poter anche raccontare in qualche modo. Ma Transform, come sapete, ospita periodicamente questa presentazione di libri. In questo caso ci fa ancora più piacere perché Stefano, oltre a essere un valido collaboratore di Left, collabora anche con Transform Italia. E quindi io non dico nient'altro se non dare la parola a Stefano che presenterà un po' i contenuti e anche, diciamo, le persone in carne e ossa che quei contenuti hanno portato dentro al libro. Stefano, a te, Stefano Gallieni, scusate, per l'ufficialità ci vuole anche il cognome, e Stefano Gallieni, a te la parola. Grazie a tutte e a tutti, soprattutto grazie a Soila, a Paola e a Tacina che hanno accettato l'invito. Ci tenevo molto alla loro presenza perché sono uno spaccato di questo libro che è un po' un tentativo, mi auguro riuscito, poi ce lo diranno le lettrici e i lettori, soprattutto i lettori, ci terrei molto al parere dei maschietti da questo punto di vista. Perché ho raccolto storie da privilegiato di 18 donne di generazioni diverse, provenienti da paesi diversi o con storie profondamente diverse, che non corrispondono allo stereotipo che si ha dell'immigrazione, soprattutto dell'immigrazione femminile in Italia. Non perché hanno fatto chissà che cosa, sono diventate chissà che cosa, ma per la vita che riescono a condurre, anche per la forza con cui riescono a viversi questo salto di dimensione. Infatti il libro si intitola Sconfinate, che è insieme un modo per definire le 18 persone, ognuna diversa dall'altra, ma anche per invitare a farlo, a sconfinare, a non lasciarsi rinchiudere negli spazi di un paese, negli spazi di un lavoro, negli spazi di una dimensione familiare, negli spazi di un'identità monolitica, statica, ferma nel tempo. Dai racconti che mi avete fatto, sia quelli che ho pubblicato, le cose che ho pubblicato, sia dagli incontri che ho avuto poi con ognuna delle 18, anche vale con per le tre presenti, ognuna delle protagoniste ha una storia a sé molto importante. È molto, molto articolata, molto complessa, come la storia di qualsiasi essere umano, che vale la pena di essere presa in considerazione. Ci tengo solo come ultima questione a dire che io ci ho tenuto a un fatto, che i testi delle interviste, dei racconti, venissero letti e riletti fino all'ultima riga prima di pubblicarli. Perché non volevo che ci fosse il mio marchio, il mio segno, il mio tratto distintivo. Ho tentato di fare in modo, per quanto possibile, come dico, ho detto in altre presentazioni, da maschio bianco italiano, senza aver mai avuto problemi di permesso di soggiorno o di accesso ai diritti, che la mia presenza finisse un po' in disparte e che quella che uscisse fuori fosse la presenza vostra. E la prima persona a cui do la parola è Soila. Soila viene da un paese straordinario come l'Iran, è in Italia da tanti anni, ma il resto ce lo racconta lei. Vai, Soila. Buonasera a tutti, grazie veramente Stefano per questa occasione. È una cosa che ho tenuto dentro di me per tanti anni e ho lottato sempre anche per questo. Come ti avevo detto, io veramente per la
scrivere sono pessima. Come una donna, come la mia vita sarebbe non da una donna, da una ragazzina straniera che si trova in un paese sconosciuta e poi a quell'età così giovane si trova un muro dei problemi mentali. Io sempre dico, si parla di violenza sulle donne. Io sempre dico, violenza sulla donna non è solo violenza sul corpo di una donna. Io ho subito violenza morale su di me. Ma è stata anni durissimi. Per essere sincera, non lo so, adesso che sono arrivata a un'età, dico, come ho fatto? Sai che era un paese diverso, sai che mi sono, non racconto tutto perché dopo il libro bisogna che leggono, che ho trovato, mi sono affrontata questi problemi così grossi, così grossi. Vedevi che le persone che anche del tuo paese che avevano paura anche di parlarti. Non solo perché non li piacevi, perché avevano paura per loro stessi, che siano contatti con me. Questa non è una cosa molto bella per una ragazza giovane, però ho potuto affrontare. E dentro di me ho pensato, ma questi qua ci stanno distruggendo la famiglia e sarebbe una soddisfazione enorme per loro che mi trovano in un manicomio o mi suicidio o mi uccideranno loro. Io non darò questa soddisfazione. E lì mi sono alzata veramente sulle mie gambe. Ho provato a fare di tutto, anche ero una studente universitaria, allora non c'erano tutte queste leggi che ci sono, a una studente non davano neanche un cavolo. E trovare le case che costavano pochissimo, con topi grandi come i gatti, però non mi importava niente, non mi importava niente. Questo lo trovo una forza che vorrei che tanti imparassero, davanti ai problemi non bisogna inchinarsi, non bisogna chiedere. Io in tutti questi anni non ho chiesto niente a nessuno, avevo tanti diritti. Tanti diritti, anche come una rifugiata, rifugiata politica vera. Non ho fatto neanche questo. Ho detto no, io la mia dignità ce l'ho, la mia forza ce l'ho. Cerco di andare avanti. Ho provato a fare tantissimi lavori anche. Poi allora come studente dovevi fare lavori in nero, non potevi lavorare. Lavoro in nero cos'era? Andare, quelle che si trovava più facilmente, dentro le cucine dei ristoranti, fare lavapiatti. Vi faccio anche un po' ridere. La prima sera che andò, c'era un posto famosissimo a Bologna, vedo un tegame enorme, che è più di mia altezza. Io girandolavo intorno al tegame, era un tegame di pasta fagioli. Ho chiesto da chef cosa devo fare? Ho detto lavapiatti. Ho detto sì, lo so, ma mi spiega come devo fare questo tegame? Devo entrare dentro? Vado dentro a lavarlo? Però anche questo dopo un giorno ho imparato come si lava un tegame grande di pasta fagioli.
Ho fatto tantissimi lavori, ho spassato la neve, ho pulito le strade, ho assistito a persone anziane, ma sono andata sempre avanti, però con la testa alta. Ma ancora, ancora, e lo sa benissimo Stefano, che ancora sto correndo per guadagnarmi un pezzo di pane. Il lavoro che faccio è un lavoro, è una bugia se dico non mi interessano i soldi, perché le bollette chi mi paga? Però era mio obiettivo da una vita, che come faccio, di farsi conoscere questo paese alla gente, la verità su questo paese. Ero stancata di vedere sempre le solite facce negli eventi. Mi è arrivata questa idea che il cibo è il miglior motivo. È un lavoro duro, però sono veramente contenta, veramente contenta. È anche famosa come ristorante antiregime, questo ristorante. La cosa che io vorrei dire a tante donne italiane, prima di tutto vi dovete volere bene. La mattina guardatevi nello specchio, dico, io mi voglio bene. Se tu ti vuoi bene anche gli altri. È una cosa che ho imparato, amore verso tutti. Perché ho sofferto, mi sono mancate i sorrisi, mi sono mancati gli abbracci, che era tutta la paura che la fermava. È una cosa che il sorriso non è, nessuno è riuscito a togliermelo. Lo sa benissimo Stefano che c'ho sempre un battuta. Per sdrammatizzare, lo so, la mia storia veramente è dura, però non lo dico niente, vorrei che la gente scoprisse, anche le altre amiche che ci sono, la saluto e la mando un abbraccio, dobbiamo far vedere che una donna non è quello che vogliono fare vedere. Noi donne, caro Stefano, siamo molto più forti di voi. E poi qua dipende delle determinazioni e decisioni. Io ho fatto questa scelta qua. Vado avanti, avanti, avanti. E spero con la luce che vedo molto lontana, molto, molto lontana. Sembra che mi trovo davanti a un tunnel lunghissimo, c'è quel punto di agua di luce lontana. E spero di arrivare a questa luce qua, di vedere, di essere in vita, stare in piedi. Grazie. Grazie a te, Soila. Soila gestisce un ristorante a Bologna, come avrete intuito. E una raccomandazione, lo dico per chi ci ascolta, è un ristorante in cui sono preferiti gli uomini e le donne romaniste, come ci mi spiegava, e quindi ci vedrà molto facilmente presente. Lo dico per spezzare il momento anche di commozione che ci ha regalato. E di cui ti ringrazio. Paola viene da un paese vicino, la Romania. Paola, in fondo, apparentemente, e ripeto, sottolineo apparentemente, non ha fatto un immenso viaggio per arrivare in Italia, nella Torino in cui vive. Eppure, nel parlarci, a me sembra che Paola di viaggi ne abbia fatti una tonnellata, una montagna. E
e che continui a farne. È una cosa che più di ognuna delle persone che ho avuto modo di incontrare mi hanno colpito degli aspetti. Il modo di raccontarsi di Paola è quello che ho sentito più intimo, anche in cui era più consapevole l'importanza della sensibilità. Però lascio la parola a lei un po' raffreddata per raccontare ciò che vuole raccontarsi, sperando di incontrarla giovedì a Torino dove sarò a presentare un altro libro. Va bene, grazie Stefano per l'introduzione. Io sono molto emozionata. Come Stefano sa, io amo molto più ascoltare le storie, piuttosto che parlare di me, non mi viene proprio così istintivo, però parto dal titolo, non sconfinate. Io quando ho letto il titolo, visto la copertina, mi sono emozionata tantissimo perché mi sento molto descritta questa parola, no? Sconfinata. La mia storia non è molto travagliata, forse, rispetto alle altre. Mio padre è venuto qui a piedi. Dopo la caduta del comunismo in Romania, e mia madre l'ha raggiunto dopo, e io sono arrivata qualche anno dopo perché, insomma, non vivevano in condizioni nelle quali potevano ospitare una bambina insieme a loro perché comunque condividevano appartamenti con tante altre persone. Il fatto è che io sono nata in questo paesino in Romania, che però ha origini russe. Non so bene come, perché non c'è un testo scritto, non c'è una documentazione precisa su questa cosa. Però è diciamo una piccola comunità. Io sono cresciuta lì, mi parlavano tutti in russo, ho sempre mangiato pietanze tipiche russe e tuttora da adulta sento molto vicina la cultura russa a me, nonostante io in Russia non ci sia mai stata. È una cosa che mi fa sempre un po' sorridere, però è così, è forse una delle varie identità che ho dentro che sento più intimamente mia. E mia nonna anche, se le chiedi di dove sei, lei è nata e cresciuta in Romania, ma ti dirà sempre sono russa. E quindi, a dire la verità, non mi sono mai sentita completamente rumena. Ho capito di essere rumena forse quando sono arrivata qui e mi hanno dato un'etichetta. E quindi poi attraverso quell'etichetta io mano a mano ho capito anche il paese dal quale arrivavo. Comunque io il rumeno l'ho imparato, lo so, è una cultura alla quale voglio comunque bene, è una terra alla quale voglio bene, e quindi è un'altra fetta di me. E poi ovviamente sono cresciuta qui, da quando avevo 7 anni in poi io sono qui in Italia, quindi ovviamente ho assorbito anche tutta quella che è la cultura italiana. Però quando mi viene chiesto tu cosa ti senti, non riesco mai a dare una risposta ferma e decisa, perché mi sento appartenere al posto dove sono fisicamente in quel momento. Quando sono stata in Turchia io mi sentivo a casa, perché c'erano tante cose che comunque mi facevano sentire accolta a casa, ecco l'ospitalità delle persone mi faceva sentire a casa, certi odori, le loro architetture bellissime. Mi sono sentita a casa in Grecia, con quel mare bellissimo, incredibile, la lentezza delle persone, questo assaporarsi la vita, non prendere le cose troppo sul serio, no? Io trovo che ci sia qualcosa di me ovunque io mi sposto, quindi ecco, Sconfinate mi piace moltissimo. penso che avere un'identità
Parte sentirsi appartenere a una patria specifica sia qualcosa di molto confortante, no? Confortevole, confortante, e allo stesso tempo sia però anche limitativo. Io ho pensato svariate volte che, come tutte, penso, tutte noi abbiamo subito dei momenti nei quali ci sentivamo etichettate, straniera. Ecco, e il fatto che io non mi sento, io non mi sento, io mi sento straniera ovunque, mi sento straniera anche in Romania. se andassi adesso in Russia, mi sentirei straniera anche in Russia. È una cosa con la quale convivo sempre, come convivo con l'idea di sentirmi a casa ovunque. E quindi la mia idea è, io cerco di ricordarti che sono un essere umano e che ho tante cose che assomigliano a te. E tu hai tante cose che somigliano a me, a prescindere dal posto dove sei nato, dalla religione che segui o la cultura che hai assorbito fin dall'infanzia. C'è qualcosa che ci accomuna a tutti quanti. Questa. Grazie. Direi che non ho altro da aggiungere. La mia storia un po' più personale è all'interno del libro, e questo forse era l'unica cosa che, insomma, tenevo a dire. Grazie di cuore Paola, poi dici perché ti senti fortunato, privilegiato ad aver scritto un libro del genere, perché hai incontrato persone come voi. Ora, mentre parlava Paola, però, ero costretto a fare contemporaneamente due cose, cosa che noi maschietti spesso non siamo capaci di fare, ovvero pensare a come presentare Tascina che... Intanto non è il suo nome, ma è un soprannome. Il suo nome intero lo dice lei, perché non voglio fare figuracce. Perché lei è tante cose. Io l'ho conosciuta come studentessa, come persona che si occupava di informazione, come persona che ha lavorato e lavora tuttora per la propria comunità, aiutando anche attraverso corsi di lingua e di avvicinamento ai diritti, come cittadina che vuole fare politica. Quindi mille facce per un'età così sfacciatamente giovane, tra l'altro, capite che poi una certa età comincia a essere anche un po' invidioso, scusatemi, ma conosciuta in quella piccola ancona che riserva ancora delle grandi belle sorprese. Anche ad Ancona, lì ad Ancona ne ho viste tante di esperienze interessanti. Infatti, mi auguro presto di venire a presentare il libro De Visu anche lì dalle vostre parti. Però adesso lascio la parola a te, perché la cosa migliore. Veramente Stefano, grazie tante per l'invito e soprattutto sono molto lieta di essere parte di questo libro insieme a queste persone, donne straordinarie. Se qui è permesso, vorrei fare solo i complimenti a queste due donne che ho appena conosciuto, perché non sono così privilegiata come Stefano a conoscere tutte. Cioè, Sohila e Paola, soprattutto mi sono, cioè, ho sentito tanto impressionante Paola. Ha raccontato una cosa così complicata e, diciamo, ricca con parole semplici che ha affascinato. Quindi, a me in particolare ha affascinato tantissimo. Quindi, complimenti, Paola. E anche Sohila, si vede che lei ha esperienza, anni di esperienza, non per dell'età, ma proprio nel parlare si sente proprio. Quindi, complimenti a tutte e due. Di me ne ha detto un po' tanto, Stefano. Sono una persona piuttosto semplice. Il libro si chiama Sconfinate, ma io, come avevo detto a Stefano, sono un pochino contrario alla parola sconfinata perché mi sento inclusa e credo che questo mondo è un insieme di più persone sconfinate, a differenza dalle loro origini, perché tutte abbiamo le differenze, sia Stefano che Roberto, che Sohila, Paola, tutti ne abbiamo a modo nostro.
Quindi noi facciamo parte di un mondo di sconfinati e viviamo insieme. Ed è questo l'importante, è l'arte di poter vivere tutti insieme con le nostre diversità. Ed è per questo che io credo molto di più all'inclusione. Come avevo detto a Stefano, dirigo un'organizzazione che lavora per l'inclusione, più di tanto non vorrei dire qui, ma vorrei poter far leggere alle persone il libro, la storia, ovvero le storie che cerco io di portare avanti, le storie delle donne. Quello che dicevo, sono molto lieta di far parte, è proprio la diversità, l'inclusione, solo a pensare all'inclusione. Oggi che io dico che noi siamo un mondo di sconfinati, tutti siamo sconfinati, non è stato facile per me crederci una cosa del genere. Oggi ce l'ho dentro il cuore, perché la mia diversità è il mio orgoglio. Oggi la mia diversità è il mio orgoglio. Tempo fa non lo era, c'è stato un passaggio grandissimo per rendere orgogliosa questa diversità, perché io sono nata in Bangladesh, sono venuta in Italia quando avevo 8 mesi. In una, diciamo, nella società quando ancora non c'erano, soprattutto nella mia città, diciamo, tanti stranieri, non c'erano tante famiglie straniere, dalla materna alle scuole elementari, ero sempre la diversa e non riuscivo a capire perché io ero la diversa. A quell'età, soprattutto quando ero in materna, 2, cioè 3 anni, 3, 4 anni, per una bambina di 3, 4 anni, capire che io sono diversa. Perché sono marrone, perché gli altri sono bianchi, perché a casa mia si parla in una lingua, perché a casa degli altri no. C'è stata una battaglia enorme di quando ero bambina per accettare la diversità. Quindi è stata una battaglia grossa. Quindi è stata anche una grandissima battaglia proprio crederci questo fattore che sconfinate non lo siamo, siamo tutti inclusi nella nostra diversità. Tutto qui, Stefano. Poi il resto lascio ai lettori. Grazie. No, hai dimenticato il nome, come si dice, come si pronuncia? Che... Ok. Umma Salsabil Jahan. A scuola, e tutti mi conoscono come Umma perché è il nome dei documenti, Tashina è il mio soprannome perché dalle parti nostre si è usato a dare un soprannome e molti mi conoscono come Tashina Significa adesso. qualcosa, Tashina? Allora, diciamo, nella religione islamica ho visto più significati, guerriera e anche bellezza. Quindi Beh, adesso non so quale definire. corrispondono tutte e due, se mi posso permettere. Siete Grazie. d'accordo? Sì, grazie veramente perché il libro già è una rivelazione, ma avervi in carne e ossa e sentire da voi è un di più che devo ringraziare Stefano per averci regalato anche questo spazio perché è veramente emozionante sentire come le esperienze vive poi non, cioè, non sia semplicemente la parola scritta, ma sia proprio la carne che vive. E se permettete, anch'io mi riconosco in questo sconfinamento e penso che sia veramente la ricchezza del mondo trovare la possibilità di sentirsi parte di un tutto senza dover essere parte a difendere qualche privilegio che il mondo occidentale soprattutto cerca di imporre. Quindi per me questa cosa è una rivelazione, sono contento ancora di aver avuto l'opportunità di vedervi e di sentirvi e sentire anche Stefano chiaramente. Prima di lasciarvi, però, voglio semplicemente ringraziare anche Left, perché è Left che ci ha dato la possibilità di vedere, di vederci e se posso anche presentare il libro, perché non l'abbiamo fatto, eccolo, lo trovate online su Left. A un prezzo ragionevole, quindi neanche potete acquistarlo direttamente. E credo che, come
come si può vedere da quello che hanno detto le persone, le autrici di questo parte autoriale di questo testo, è una ricchezza che anche come uomini, come diceva Stefano, ci arricchisce, perché molto spesso vediamo la vita degli altri da un punto di vista sbagliato, e questi racconti ci insegnano invece a guardare le cose negli occhi e nel cuore. Grazie ancora a tutte voi, grazie a Stefano, a cui lascio l'ultima parola per non essere troppo invadente. No, grazie a te, intanto Roberto, perché hai spiegato anche come si prende il libro, che non troverete in libreria, potete soltanto ordinarlo tramite Left, oppure attendere che persone che hanno fatto la promessa, ogni riferimento a Bologna non è puramente casuale, organizzino le presentazioni. Comunque tenteremo anche di farlo girare parecchio. Non è detto che non abbia un futuro, tra l'altro, perché il libro sta, devo dire che, a parte che ha cambiato, ha migliorato me, penso ha fatto del bene a chi l'ha scritto, questo già è un fatto positivo, ma non è detto che non diventi qualcosa di ancora più interessante, di più coinvolgente, saranno affari vostri, perché vi coinvolgo a tutte, chiaramente, ma le sorprese prima o poi le avremo. Un abbraccio grande e buona serata.